È stato inaugurato questa mattina il nuovo sportello del viaggiatore all'aeroporto di Capodichino presso l'area arrivi. Lo sportello sarà il punto di riferimento per tutti i viaggiatori italiani sprovvisti di carta d'identità ed in possesso del titolo di viaggio, al fine di ottenere la carta d'identità in tempo utile per poter partire. La carta d'identità sarà emessa solo in formato cartaceo. Lo sportello sarà aperto tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14 ed è posizionato all'interno dell'aeroporto di fronte all'infopoint vicino al pronto soccorso. Siamo contenti, appunto insieme a GESAC abbiamo fatto un lavoro importante per uno sportello ancora più funzionante rispetto a prima. Adesso l'obiettivo è renderlo funzionante sempre, quindi durante l'arco della giornata, fino al pomeriggio tardi e anche il fine settimana. È chiaro che è un impegno significativo per il Comune, non semplice di questi tempi, però credo che sia un servizio straordinariamente importante per come sta crescendo l'aeroporto di Napoli. E poi capita a tutti o di smarrire la carta d'identità prima di partire o dimenticarla a casa, qui in tempo reale riesci ad ottenere l'obiettivo per partire. Noi vogliamo fare stare sempre meglio i nostri passeggeri, i passeggeri crescono e devono crescere anche i servizi che migliorano la qualità del viaggio, quindi questo servizio carta d'identità va in questa direzione. Noi cercheremo di svilupparlo, implementarlo, cercando con nostre risorse di dare anche una mano all'amministrazione comunale, mettendo insieme entrambi perché questo possa essere più continuo e lavorare 7 giorni su 7. Quindi un'ulteriore buona cosa nell'aeroporto di Napoli in collaborazione con l'amministrazione comunale.